Ansa Voice Magazine. Siamo all'inizio del nuovo anno, la pandemia è ancora tra noi, ci preoccupa, ci tarpa le ali, ci fa andare indietro a ricordi di feste in compagnia, passate magari all'estero, spensierate e soprattutto ci ha, mese dopo mese, inoculato, per usare un termine ormai familiare, un senso di precarietà in ogni cosa. E così anche in questi giorni in cui in genere pensiamo al futuro immaginando di cambiare pagina, facendo buoni propositi per l'anno che è appena cominciato, guardando ai mesi prossimi con fiducia, ci crediamo, ci vogliamo credere, ma fino a un certo punto. Ne parliamo per l'appuntamento Ansa Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di Ansa Lifestyle. Avete fatto caso che quest'anno abbiamo sentito meno botti a Capodanno e le strade sono state finalmente civilmente più pulite dalla pratica antica scaccia sfortuna di gettare le cose vecchie? Forse perché in questi tempi angoscianti e precari tenersi il vecchio è un'ancora, visto che il nuovo chissà come sarà davvero. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, all'ultimo discorso da presidente, è sembrato il più ottimista di tutti noi, con un emozionante discorso motivazionale, spingendoci alla fiducia per la medicina, la scienza e soprattutto dando la carica ai giovani, che loro sì devono avere inguaribile slancio per il futuro. A metterci nella prospettiva del futuro c'è la tecnologia, che si è in questi anni piuttosto impossessata delle nostre esistenze. Pensiamo, per dirne una su tutti, allo smartphone, perché tutto sembra passare per quello, perlomeno fino a 2 anni fa, visto che la linea dritta del progresso con la tecnologia ha cominciato a trovare ostacoli. La vita ha iniziato a correre troppo, in modo diciamo originale, non si riesce tanto facilmente ad analizzarla, sfugge, muta, stiamo diventando imprevedibili? Pare di sì. Un pool di designer, tecnologi, direttori creativi di organizzazioni, esperti e fondatori di incubatori per imprese tra i più innovativi hanno ragionato sui trend del 2022 sul magazine economico americano Fast Company. È venuto fuori un interessante ritratto, più ombre che luci in verità, ed ecco perché. Il metaverso, termine fantascientifico ora alla ribalta da quando l'ha sposato Mark Zuckerberg per la gestione delle sue creature virtuali, le blockchain, le società DTC, Direct to Consumer di tipo interamente digitale e l'arte volatile NFT, ossia convertita in codici token digitali di cui si parla tanto, da quando nei primi mesi del 2021 un'opera non fungibile dell'artista digitale Beeple è stata venduta per 69 milioni di dollari, sono alcune delle parole che corrispondono ad altrettanti trend ad alto tasso di tecnologia di cui sentiamo parlare da qualche mese. Secondo tutte le previsioni sono quelli che guideranno, saranno diciamo in pole position per il 2022, ma faranno davvero la differenza? No, seppure siano realmente occasioni neonate e dotate di potenziale, non sono ancora all'altezza del posizionamento ipocrita, se vogliamo usare un termine forte, di chi le foraggia e dell'attuale capacità di impattare o migliorare il nostro mondo. Tutto sopravvalutato? Il tecno-ottimismo migliorerà il mondo solo se resta con i piedi per terra e si adatta ai nostri bisogni reali. Ad avvalorare tali dubbi, inoltre, 2 aspetti. Gli orologi non riescono più a scandire il tempo che passa perché ha preso ad andare più veloce, prendendo direzioni diverse repentinamente. Le nuove generazioni, nati con il tablet in culla e in cui sono riposte molte speranze sul fronte tecnologico, non sono poi così tanto addicted. Il principio fino ad oggi indiscusso dell'efficienza, ossessione delle generazioni precedenti, pare stia venendo meno perché i cambiamenti incalzano rapidamente, creando un sistema estremamente fragile che può facilmente crollare in tempi di grande stress come adesso.
si intravede una minacciosa arroganza nell'idea che il metaverso, termine fantascientifico preso in prestito per definire attività virtuali che si realizzano in internet, possa dominare le nostre esperienze. Spiegano il concetto Mark Rolston e Jared Fickling, che sono creativi tecnologici della società iTech Argo Design con sede ad Austin in Texas, che hanno partecipato a questo focus di Fast Company. La nuova versione Facebook dell'hype di metaverso, dicono, si basa su una premessa egoistica secondo cui le persone sceglieranno di fuggire dal mondo reale per interagire in uno sintetico e ovviamente sponsorizzato. Ma questo concetto, dicono i due creativi, ignora ciò che l'informatica ha già fatto per noi, cioè aggiungere vantaggi al nostro ambiente reale. Vogliamo cioè che i computer funzionino nel nostro mondo, dove si svolge la nostra vita, come a tavola, in treno, a passeggiare con gli amici, insomma intorno alla realtà aumentata. C'è molto clamore, ma sarà la realtà mista quantomeno, che rende la tecnologia al nostro servizio ad attrarci qualunque sia l'interfaccia. Il futuro dell'informatica non è sfuggito di mano, se lo pensiamo, agganciato al mondo reale e non in un mondo parallelo, un metaverso. Quanto alla generazione Z, fare previsioni sui gusti di questi giovani nati tra il 1997 e il 2010 è quanto mai sbagliato, almeno per quanto riguarda i sistemi per attirare la loro attenzione. Sono ragazzi fluidi, hanno una capacità di attenzione di 8, massimo 12 secondi, ricercano fluidità attraverso il genere e altre norme, perciò è inutile fare indagini per individuare aspetti che li attraggano. Società, marchi e messaggi online creati ad arte per convincerli sfruttando alcuni principi che hanno funzionato fino ad oggi non funzioneranno più. Qual è il problema? È una generazione che non vuole essere inchiodata. L'individualità e la loro spiccata autosufficienza richiede un livello completamente nuovo di flessibilità. Sono sempre in movimento e la maggior parte delle società inevitabilmente rimarrà sempre indietro di diversi passi rispetto a loro. Ecco quindi un altro elemento di incertezza. Per quanto riguarda l'arte NFT, di cui si parla moltissimo, partiamo da questo presupposto. Nel 2021 un'opera NFT dell'artista digitale Beeple, ossia Mike Winkelmann, è stata venduta per 69 milioni di dollari. Ne abbiamo parlato molto in quel periodo. Da allora gli NFT, cioè i non fungible token, che è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l'atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su blockchain di un bene unico, digitale o fisico, hanno avuto un boom nel volume di scambi, generando oltre 10 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno scorso e una grande quantità di brand e personaggi per una fetta di clamore nel neomondo dell'arte NFT. Dire però che il 2022 vedrà la diffusione di questo tipo di valore virtuale è, diciamo, azzardato, per non dire sbagliato, perché solo in America, che è la culla di questa arte, il 45% degli adulti statunitensi che usano internet non ha mai sentito parlare di NFT e il 28% non li capisce. Chi sono invece quelli interessati? Sono una nicchia di collezionisti criptoadepti e spesso dei personaggi noti che usano questa arte per fare investimento e farsi pubblicità. Questa arte NFT è quindi in una fase sperimentale e nascente, ci vorranno perciò ancora diversi anni e finché ci saranno acrobazie di valore del genere la domanda non aumenterà e comunque non è una cosa proprio imminente e popolare. Parliamo poi di sostenibilità.
Siamo ecologisti, preoccupati per l'ambiente, ma poco consapevoli. Lo abbiamo detto già varie volte. Ordiniamo sapone biologico avvolto nella plastica, spediamo pacchi pieni di imballi inquinanti che finiscono nella spazzatura, ci abboniamo a uno spazzolino da denti che promette ricariche intelligenti con batterie e accessori di plastica, miliardi di scatole, involucri, nastri, etichette, adesivi, polistirolo, pluriball ogni giorno. Spediamo o ci facciamo arrivare a casa? È ora di fermarsi a pensare prima di essere attratti dal prossimo click per riempire il carrello virtuale, e l'analisi del ciclo di vita dei prodotti dovrebbe essere obbligatoria e trasparente. Il futuro per le aziende va verso lo studio, la creazione di prodotti con meno imballi e pezzi e riduzione delle distanze delle spedizioni. Cosa che peraltro abbatterebbe anche i costi o perlomeno frenerebbe gli aumenti come il 9% annunciato recentemente da IKEA proprio per il costo dei trasporti. Gli oggetti dovrebbero essere riparabili, riutilizzabili e rigenerati. Le aziende, spiega nel report Nicole Ruillac, direttore creativo della newyorkese Level, devono essere responsabili nel realizzare prodotti non solo per marketing, per alzare la bandiera di paladini della sostenibilità, ma anche per la reale sostenibilità ambientale di quel prodotto e noi di conseguenza la reale sostenibilità ambientale come consumatori. Infine, il lavoro. Si parla tanto dei pregi del lavoro da remoto, stiamo apprezzando molto la formula del lavoro ibrido. Entrambi sono cresciuti in modo esponenziale a causa del lockdown e della situazione di perdurante pandemia, ma non sarà la chiave di volta del 2022 per migliorare le imprese e il nostro benessere di lavoratori. Il futuro del lavoro è risolvere i traumi che lo rendono tossico. Esperienze negative, paure, dubbi, danni fisici, differenze di stipendio, ingiustizie, mancanza di inclusività impattano gli ambienti di lavoro, anche quelli virtuali, anche quelli a casa, e rendono la vita, il rendimento e la soddisfazione dei lavoratori molto difficili. Affinché il lavoro remoto e ibrido migliorino, le imprese devono capire che il trauma non è solo un problema individuale, è un problema organizzativo. È tempo di darci il permesso di dare priorità ai bisogni del capitale umano. Lo precisa nel report Viviane Castillo, che è la fondatrice di Humanity Scented, con sede a Chicago, una premiata community di 450 professionisti in 22 paesi che in ogni lavoro, consulenza, attività mette al centro l'uomo. Ecco, questi ultimi mi sembra davvero il miglior augurio per il 2022.